Evviva, evviva, Ugo il più simpatico ed allegro re del judo. Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento, nella palestra tutti lo temono già, sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara. Oggi tu sei piccolo, ma un grande re vedrai, cintura nera, Ugo, tu sarai. Evviva, evviva, Ugo, il più simpatico ed allegro re del judo. Tranquillo da casa, è scesa la sera anche su Tokyo città. Bene, ora vi restituirò il compito in classe che avete fatto l'altro ieri. Venite a prenderlo uno alla volta. Tocca a Zippo. Presente. Kiku. Presente. Ugo Gatto. Sì, eccomi. Sei stato molto bravo. Voi dovreste prendere esempio da lui, ragazzi. Oh sì, sì, esatto, va bene, d'accordo. Ugo Gatto. Sì, signorina. Ugo Gatto, Ugo, mi senti? E cosa c'è? La sto ascoltando. Ugo Gatto. Ugo Gatto. Che c'è? Ho preso di nuovo 10 e lode. Se continui a dormire durante le lezioni non prenderai mai 10 e lode, hai capito, Ugo? Ma allora è stato solo un sogno. Ti ho chiamato 4 volte, Ugo. Vuoi venire a prendere il tuo compito in classe? Sì, arrivo. Tieni. Oh. Ancora uno zero. Adesso basta. Non mi va di fare brutta figura in classe, devo studiare di più. Chissà se mi ha messo zero anche negli altri compiti. Non ho il coraggio di guardarli adesso. Ma forse se do un'occhiata veloce. Ma perché dovrò aver paura di guardare i miei voti? Coraggio, Ugo. Ah? Lo sapevo. Questo. Lo sapevo, tutti zero. Questo mi dimostra quanto valgo io. Sono lo specchio dei miei compiti, ecco. Questo non è uno zero. Come sono felice. Ma no, no, non sono felice. Come potrei rallegrarmi di un misero tre? Ugo! Bravo, immagino che sei contento di aver preso tutti zero, vero? Ho preso anche un tre. Oh, vergognati, dove ce l'hai la testa? Non ti agitare, non devi preoccuparti per me. A me studiare non interessa. Oh. Io ho il judo a cui pensare. Silenzio! Ascoltami bene, Ugo. Se vuoi davvero diventare un bravo judoka, devi studiare. Non basta esercitare il corpo. Va bene, ho capito, ma non mi picchiare però. E allora vai subito a casa a studiare, hai capito? E non ti fermare a giocare con gli amici, intesi? Sì, vado subito. Non mi piace essere severo, ma lo faccio per il suo bene. Beh, davvero. Va bene, ora mi metterò a studiare sul serio. Non mi piace di fare la figura del somaro, è troppo degradante. Voglio essere il primo della classe. Allora, comincio con questo. No, è troppo difficile. Ma no, devo trovare qualcosa di meno impegnativo. Almeno per il primo giorno.
Dunque, vediamo un po'. Ho trovato la sociologia in un contesto geografico. Adesso devo trovare la cartina geografica. Dunque. Qui, no, di qua. Eccola! Ma a cosa servono le cartine geografiche? Proprio non lo so. Beh, vediamo un po'. Ma questa non è una carta geografica, non c'è scritto niente sopra. Beh, ora lo piego e lo metto via. Ecco. Vai là. Cosa stai facendo, Ugo? Ma da dove salti fuori? Da nessuna parte. Ah, a proposito, stai studiando, spero, eh? Guarda che se non lo fai sarò costretto a controllarti a vista. Roba da matti. Zitto. Perdonami, Ugo, lo sai che ti voglio bene ed è per questo che mi comporto così. La storia del judo, terza puntata. Ehi, sai dov'è Ugo? È strano che non sia qui, ci tiene tanto a questo programma. Lo so, forse si è dimenticato, sarà meglio che lo vada a chiamare. Accidenti che silenzio, chissà che cosa sta facendo. Ugo, la storia del judo è appena cominciata, non vieni? Eh? Oggi faranno l'incontro tra Leo Sanchino e Joe Kanegaki. È vero, me ne ero dimenticato, arrivo subito, Kid. Devi studiare. Già, non posso andare. Se vado a vedere la televisione è finita. Oh, che cosa stai facendo, Ugo? Purtroppo devo studiare, Kiku, sai? Ho preso tutti zero nei compiti in classe. Mi sembrava strano che nella tua stanza ci fosse tutto questo silenzio. Beh, ora ti lascio, devo andare a fare merenda. Cosa? Non è giusto, anch'io voglio fare merenda, una fame da lupi. A studiare. Su. Io voglio fare merenda, uffa. Voglio la colazione. Studia. No. Cosa? La. Voglio fare merenda. Voglio fare merenda. Mi bruciano anche le mani, oioi. E queste sono tutte per me. Già. Ehi, guarda che ho preso un'altra volta 10 lode. Se non faccio qualcosa mi diventa pazzo. Io sono Joe Kanegaki. Si può sapere che cosa ti è successo? Sei impazzito? Ti voglio bene, Kiku. Vorrei darti un bacio. Posso? Oh, santo cielo, come sono dure le guance di Kiku. Ugo! Che cosa succede? Su. Ecco qua. Ma dove sono? Che succede? Oh, poverino, ha studiato troppo oggi, gli ha fatto male. Kiku ha ragione, ti fa male pensare unicamente allo studio. Perché non vai a guardare la televisione insieme agli altri? Dici davvero? Vado. Ma il programma sulla storia del judo ormai è finito. Oh, come sono sfortunato. Allora faccio merenda. Vuoi fare merenda? Ma abbiamo appena finito di fare colazione. Non importa. So che Kiku ha comprato degli ottimi pasticcini. Se è vero, scommetto che ha comprato quelli che piacciono a me. Solo a pensarci mi viene l'acquolina in bocca. Beh, veramente, io non ho comprato proprio niente. Forse te lo sei sognato, Ugo. Peccato, pensavo che fosse vero. Ma non fare quella faccia, altrimenti piangerò anch'io. Niente problemi. Vieni con me, voglio parlarti. 9 per 9, 82. Senti, Kiku, secondo me Ugo sta passando un brutto periodo. Non credi sarebbe una buona idea andare a comprare dei pasticcini? Oh, certo, papà. Io conosco un posto dove fanno dei pasticcini buonissimi. Bene, allora pensaci tu. Secondo me stai esagerando. Cosa vuoi dimostrare? Lo sappiamo tutti che quando ti ci metti sai studiare anche tu.
Oh, non mi disturbare, miau miau, non ho tempo, devo studiare, non mi va più di prendere zero. 8 per 8 fa 48. Bene, dunque 15 per 15 fa... vediamo un po'. Oh, ho impazzito un'altra volta! Ehi, lasciami pensare tu! Oh, dunque, vediamo, 15 per 10 che poi ci metto... Ugo, sono andata a comprare i pasticcini, che... non sto scherzando, vieni di là! Vorresti prendermi in giro un'altra volta? Beh, non ci casco! Non ti sto prendendo in giro, li ho comprati davvero i pasticcini. Papà mi ha chiesto di andarli a comprare. Non ho più fame. Ma è molto difficile stare a stomaco vuoto e studiare, lo sai, sì, no? Sì, lo so. E allora ricordati che un judoka non può stare senza mangiare. Che hai detto? Finalmente, il corpo e la mente hanno bisogno di energia, lo sapevi questo? No, ma mi fa piacere perché mi sento come una macchina senza benzina. Pronti via! Che buoni, sono davvero buoni. Oh, Ugo, vuoi mangiare anche tu? Vieni. Che fame di pasticcini. Sono proprio buone. Questo per fortuna non è un sogno però, Ancora, oh, questo è l'ultimo peccato. Cosa ne ho mangiato tutto? Come al solito hai esagerato. Come hai fatto a mangiarteli tutti? Avevo una fame. Bene, ora mi conviene fare un po' di ginnastica. Non cambierà mai. Secondo lui la ginnastica si fa a letto e russando. Continuerà a prendere zero fino alla fine dei suoi giorni. Lo sapevo, la signorina Biancaneve mi ha dato 10. Ha detto che studio troppo. Oh no, Ugo continuerà sempre a sognare. Uffa. Sono qui sul Monte Ashi per un corso intensivo di judo. Ok ragazzi, per oggi basta, potete andare. Finalmente, non ne potevo più, ho voglia di una passeggiata. C'è sotto il mio asciugamano. Oh. È un orsacchiottino, com'è carino. Vieni, non devi aver paura, non ti voglio mica fare del male, sai, ti sei perso. Mi pare di aver capito che hai fame, vero? Non ti preoccupare, vado subito a prenderti un pesce. Eccolo! Non pensavo che fosse così difficile andare a pesca. Ehi, sei molto più bravo di me! Non mi ricordavo che gli orsi sapessero pescare. Che bel panorama. Ma purtroppo presto sarà notte e faresti meglio a tornare a casa da tua madre. Non fare capricci, non puoi restare con me. Lassù sulle montagne, tra monti e valli d'or. Chissà se quello sacchiotto se n'è andato, sembrava così triste, poverino. È tardi, devi andare a casa, non puoi seguirmi, va via. Anch'io devo andare a casa, lo sai? Va via, via, non puoi venire con me, vai. Hop!
Ecco fatto, l'ho seminato, non potrà più seguirmi. Non lo vedo. Evidentemente ha preferito tornare da sua madre. Beh, in fondo è solo un bebè, ecco. Questa volta credo proprio ad averlo seminato. È impossibile che sia riuscita a starmi dietro. Ma però devo ammettere che stavo cominciando ad affezionarmi a lui. Cos'era quel rumore? Oh, santo cielo, ancora te! Pensavo che ci avresti rinunciato, ma invece eccoti qui. Purtroppo non puoi restare con me. Ehi, sono io, non c'è nessuno, puoi uscire ora. Guarda, piccolino, ti ho portato qualcosa. Coraggio, mangia. Senti, ma tuo padre e tua madre non si preoccupano se resti fuori tutta la notte? Sono stati uccisi dai cacciatori. I tuoi genitori sono morti. Uccisi dai cacciatori? Oh, quanto mi dispiace. Povero piccolo, me l'avresti dovuto dire subito che eri orfano. Ora capisco perché ti sei affezionato a me. Ma non dovrai più preoccuparti di nulla. Mi occuperò io di te. Ti porterò a Tokyo, sai? Cosa? Hai deciso di portare un orso con te a Tokyo? Ti prego, non ti arrabbiare, zio Iago. Papà, ti prego, cerca di capire, questo orsacchiotto è un orfano. Avete ragione, ragazzi. In fondo questo orsacchiotto è un essere vivente, non possiamo abbandonarlo. È troppo piccolo per cavarsela da solo. Ugo, puoi tenerlo. Oh, come sono contenta, avevo paura che non avresti voluto. Hai sentito, piccolo, d'ora in poi potremo vivere sempre insieme, non è fantastico? Come lo chiamerai? Hai già pensato ad un nome? Beh, fino adesso l'ho sempre chiamato Piccolo. Ma da oggi in poi il suo vero nome sarà Nicolino Piccolinis. Ecco qui. Vieni, caro Nicolino, è ora di mangiare. E allora questo è il famoso orso bruno di cui tutti parlano? Come si chiama, Nicolino Piccolinis. Naturalmente Piccolinis è il cognome. Se sei sicuro che non mi salterà addosso, ha un'aria così violenta. No, non ti preoccupare, è un tipo molto tranquillo. Forse un po' troppo tranquillo, anzi ora che lo guardo bene direi che ha uno sguardo alquanto stupido, Ehi, ma non reagisci, fa qualcosa, fammi vedere cosa hai da fare, dai. Tempo, non lo stuzzicare! Basta, Nicolino! Quell'orso è un pericolo pubblico, guardate come mi ha ridotto, mi ha attaccato senza motivo! È inaudito che una bestia feroce come quella possa vagare tranquillamente per i prati. Ci dispiace molto, signora. Le vostre scuse non servono a nulla, il danno è stato già fatto. Amore mio! Quell'orso deve essere portato allo zoo, è troppo pericoloso, non possiamo rischiare che faccia altri danni. Portarlo allo zoo? Non potrò mai portarlo allo zoo. Se proprio insistete, lo terrò chiuso a chiave in camera mia. Come faccio? Il mio Nicolino non se lo merita questo. Papà, dove sei? Cosa? Ugo e Nicolino sono spariti. E dove sono andati? Perdona.
Scusami, Nicolino, è colpa mia. Non avrei dovuto portarti in una città come Tokyo. Ora ti porterò in un posto tranquillo dove nessuno potrà più darti fastidio. Oh, c'è qualcosa che non va, signora guardia. Stiamo cercando un orso bruno. Se non le dispiace, diamo un'occhiata nel retro. Sembra tutto in ordine, ci sono solo giocattoli. Vogliamo dare un'occhiata a quello scatolone? Nicolino, siamo spacciati, questa volta ci troveranno. Cosa sono quelli? Quanto piacerebbe a mio figlio avere uno sacchiotto come te. È davvero incredibile. Oggigiorno li fanno così bene che sembrano veri. Lo puoi dire, guarda questa bambola, è perfetta. È divertentissimo, non trovi? Quando piange gli cadono le mutande. Eccolo là! Fermate! Fermatevi! Che paura, paura! Non ti preoccupare, Nicolino, sono sicuro che quei due poliziotti si sono arresi. Allontanati subito dall'orso! Se l'orso attacca, sparate! Oh. Andate via! Nicolino è il mio migliore amico! Lasciatelo in pace! Oh. Io non ti abbandonerò mai, Nicolino mio, sai! Mai, mai! Lasciatelo in pace! Ugo, Nicolino può restare qui! Questo è un parco naturale e una riserva per animali. Quando avete deciso di fuggire da quei due poliziotti, siete andati in una riserva, vero? Già, Nicolino si troverà molto bene qui. Guarda, ci sono anche i daini. Ora non ho dubbi, questo è il posto ideale per lui. Guarda laggiù, c'è un orso come Nicolino. Ma non ce n'è uno solo, sono in tanti. Chissà se uno di loro è Nicolino. Forse io Nicolino lo so riconoscere, gli ho fatto un segno. Ehi, quell'orso ci sta guardando. È lui, lo riconosco, voglio andare da lui. Voglio salutarlo, sì. Gli hai messo un costumino. Devo dire che con quello è proprio ridicolo. Ugo! Evviva, viva Ugo, il più simpatico ed allegro re del giudo. È la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento nella palestra che non temono già, sempre beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara.